Domani alle 14.30 allo stadio Adriatico Cornacchia torna in campo il Pescara. Dopo la brutta prova contro il Messina, la parola d'ordine è tornare al successo per il tecnico Zeman. Una buona notizia, Kraja è a disposizione, torna tra i convocati anche Pellacani, rientra dopo la squalifica Rafià. La possibile formazione, il tecnico Zeman è stato molto chiaro in conferenza stampa. La so, ma non ve la dico, devo prima comunicarla ai giocatori. Zeman in conferenza è tornato anche a parlare della partita di Messina ed è davvero molto arrabbiato. Mandiamolo ad ascoltare il tecnico Boemo con le immagini del nostro Diego Martelli. Allora, buongiorno mister. Com'è la situazione di eventuali recuperi, eventuali disponibili e a mente fredda la cosa che l'ha fatta più arrabbiare a Messina? Grazie. Sono domande brutte. No, abbiamo recuperato squalificato, abbiamo recuperato Kraja e abbiamo recuperato Pellacani, che sono a disposizione. Gozzi ancora no? No. E poi su Messina, ma su Messina meglio non parlare, nel senso era brutta cosa, ripeto, qualche alibi ce l'abbiamo, ma non basta. Proprio per chi c'era dentro il campo brutto dovevamo stare molto più attenti. E con la palla è senza palla. Vabbè, io mi aspetto sempre meglio, quindi questo era peggio e purtroppo, ripeto, a parte le condizioni atmosferiche e campo, penso che non ci è riuscito niente di quello che proviamo, anche se noi lo proviamo senza vento e su campi buoni. Vabbè, precedenti, per me la prima era più ordinata, la seconda già peggio, anche se abbiamo vinto la partita, e la terza non si poteva guardare, ma ripeto, non si poteva guardare da tutte e due parti, poi chi fa gol è più bravo e noi non l'abbiamo fatto, almeno ci abbiamo provato, quello è grave. Domani potrebbe rientrare Rafia dopo la squalifica. Qual è la sua idea su questo adesso, sul fatto che dovrà osservare il digiuno per le sue tradizioni? È un problema per il Pescara e per come vede le cose? Non è problema, perché sono tanti che giocano e devono osservare, quindi non è questo il problema. Dove ha dei dubbi di formazione per domani, per quello che ci può dire? Ma io ora non ne ho dubbi. Ma non ve la dico, perché prima la devo dire ai giocatori, come sempre. Poi se qualcuno non se la sentirà dovrò cambiare, ma oggi come oggi io sono deciso di fare una formazione. Sull'attacco, Zeman, è il reparto che la sta deludendo un po' di più per quello che ha visto in campo come movimenti? Ma io dico, come qualità è qualità buona, purtroppo non riusciamo a esprimere quello che c'è. Io ripeto, la squadra penso che in ultime 16 partite 9 volte non ha fatto gol, e quello è sicuramente non positivo, e bisogna abituarsi a cercarlo.